siamo. In tempo di Quaresima la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo ospita i dialoghi notturni ogni venerdì sera con un ospite diverso per un programma di appuntamenti con il mondo della politica, della cultura e delle fedi con cui la Chiesa di Lanciano Ottona vuole confrontarsi. Il primo incontro è questa sera con lo scrittore lancianese che tutti conosciamo, Remo Rapino, vincitore del premio Campiello 2020 e vincitore anche di altri premi, ricordiamolo professore, mica solo il Campiello. Non importa, va bene. Il tema di questa sera è che cos'è la verità. Il professore Morabino lo conosciamo, è stato docente di filosofia e storia, liceo classico di Lanciano. Con noi c'è anche Sua Eccellenza, l'arcivescovo di Lanciano Ortona, Emilio Cipollone, ben trovato arcivescovo. C'è ovviamente Don Nicola Gianpietro che ci ospita nella sua parrocchia. E, dicevo, siamo in diretta streaming su frentagna.net, c'è la responsabile che è Lidia Favia che vuole ringraziare i ragazzi della redazione che si occupano di questo. Lidia, a te il microfono per un minuto, vieni a dirci qualcosa. Buonasera a tutti, benvenuti. E ci tenevo particolarmente a ringraziare i ragazzi della redazione qui presenti. Frentagna è un giornale che cerca di dare voce ai giovani e loro sono l'anima di questo progetto, insomma, diciamo così. E siamo appunto in diretta, la trasmissione è Chi c'è c'è, è una trasmissione che si fa da tempo, però adesso l'abbiamo rinnovata appunto con i giovani. Va bene? Grazie, arrivederci. Grazie Lidia. Eccellenza, un breve saluto. Si è messo tra il pubblico, perché questa scelta? Perché i dialoghi notturni che abbiamo mutuato dal famoso Conversazioni notturne di Carlo Maria Martini quando era a Gerusalemme vuole essere un confronto con chi non sta immediatamente dentro la Chiesa, come si dice, allineato e coperto. Vuole essere un cammino insieme con gli uomini e le donne di questo tempo che si occupano di cultura piuttosto che di politica, di altre religioni piuttosto che di sociologia, di impegno con i ragazzi piuttosto che di altro ancora. Per questo motivo ho detto a Don Nicola, io mi metto casomai al primo posto, ma mi metto fra il pubblico perché lo spazio deve essere questa sera dello scrittore Rapino e poi man mano di chi sarà. E quindi è bello questo confronto che fra l'altro si inserisce proprio nel percorso del sinodo, come dicevo, che ci vede impegnati in tutte le parrocchie, in tutte le associazioni, in tutte le aggregazioni laicali della diocesi, ma che non vuole evadere il confronto con gli ambienti di vita, la cultura e le altre posizioni. Quindi questo percorso che si snoda per tutta la Quaresima è un modo anche per recepire cosa pensa la cultura e le altre persone che sono negli altri ambienti, negli altri campi, di quello che sta succedendo. Veniamo da 2 anni di pandemia e non ancora essendo usciti fuori da questa crisi ci ritroviamo nell'altra crisi che è la guerra. Abbiamo imparato parole che non facevano parte del nostro vocabolario, virus, distanziamento, mascherina, vaccino, no? Tampone. Adesso stiamo imparando missili, carri armati e quant'altro, e in mezzo a tutto questo bailam di parole, di immagini, di idee che ci vengono proposte, non è mai facile trovare la strada della verità. Quindi dicevo a Rapino che stasera lo ascolto volentieri per vedere il suo contributo di idee. Noi dal punto di vista cristiano abbiamo come verità il Signore Gesù, naturalmente. È famosissima la frase di Ponzio Pilato mentre lo interrogava: che cos'è la verità? E in latino è quid est veritas, e la risposta è vir qui adest, l'uomo che ti sta davanti. Per noi la verità è Gesù, ascoltiamo e ci confrontiamo con tutti. Grazie a lei per la partecipazione, a te per la moderazione, a Don Nicola che è stata l'anima di questo progetto e volentieri partecipo.
Grazie Eccellenza, che ovviamente ha ricordato la frase che si trova nel Vangelo secondo Giovanni. Io ho fatto una breve ricerca e posso dire anche che per il giornalista del diritto di cronaca esiste la cosiddetta verità mutativa, che dagli anni Ottanta ha sostituito quella oggettiva dei fatti narrati, attribuisce rilevanza ovviamente alla buona fede del giornalista che crede che la notizia diffusa sia vera, che mantiene la sua condotta nei limiti del diritto di cronaca. Ovviamente il professore poi ci dirà secondo lui che cos'è la verità, ma Don Nicola, una breve introduzione. Ecco il gelato. Ringrazio il nostro professore Remo Rapino e mi piace soltanto iniziare per dire veramente chi è Remo Rapino. Ho letto un po' delle interviste da lui rilasciate, sappiamo che è nato a Casalanguida, professore di filosofia e storia e vive qui a Lanciano. Hai già detto che ha vinto la 58esima edizione del premio Campiello con suo grande stupore. Lui lo definisce un regalo inaspettato, con vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Lei dice che vincere il Campiello è stato un regalo, è stata una sorpresa inattesa, un altro compleanno, e i compleanni fanno vivere di più. Ha visto Guccini ed è stato come rimettere su un vinile di molti anni fa e cantare avvertendo una giusta commozione, perché noi siamo quello che siamo stati. Insomma, è stata una bella cosa, guagliò, direbbe Liborio, e lei è felice di essere felice. Liborio è una voce che cammina nella storia, è davvero una voce perché raccontando di sé racconta un secolo di storia, ma lo fa da una periferia esistenziale e da voce a chi non ha voce, agli emarginati, agli ultimi della fila. Si illude, ma illudendosi crea anche delle speranze, in un certo qual modo. È un po' visionario, ingenuo, ci invita a guardare oltre, a guardare oltre le apparenze. Lei, professore, pensa che il suo sia un libro d'amore, ma questo l'ha scoperto solo alla fine del libro, quando Liborio emette un grido e dice: vediamo adesso che succede. Il suo è un grido di speranza, come se si accingesse all'ultima battaglia perché il mondo, ecco, sia più gentile. Il suo libro dà un'interpretazione diversa della follia. Dice che la follia sono tante cose insieme. Ogni follia è un'energia che abbiamo dentro. D'altra parte, il folle è un uomo pieno di entusiasmo. Questa parola viene dal greco ed indica qualcuno che è invasato da Dio, che è profetico, che porta la sua visione del mondo a scoprire isole e aspetti che non riusciamo a vedere nel mare della massificazione e dell'omologazione. La follia è un'energia insopprimibile che, se esplode, può farlo in vari modi, anche corretti. Può mettere in dubbio le nostre certezze e ci dice che esistono altre verità. Lei dice che la filosofia le ha insegnato che non c'è mai una sola verità. Quando entrava in classe scriveva sempre una frase alla lavagna: gli uomini oggi come allora principiarono a filosofare partendo dalla meraviglia. È il primo libro della metafisica di Aristotele. La filosofia nasce dalla meraviglia. Meravigliarsi vuol dire chiedersi il perché delle cose, non accettarle sopinamente. Liborio si meraviglia di continuo, alternando questo al dolore e a piccole felicità. Il dolore grosso lo paragona al momento in cui al cinema si spengono le luci, quando tutto finisce, finita la storia. Pensare alla morte significa pensare alla vita, come diceva Camus. Questo gli ha insegnato la filosofia, come vivere in modo che anche la morte sia felice. Lei parla anche di paura, professore, dice che non ha paura della morte, perché non ci saremo quando arriverà. Ha paura della stupidità, quello sì, come dell'incomprensione e dell'intolleranza, del fatto che i suoi nipoti possano vivere in un mondo non bello. Ha paura di aver paura. Grazie, professore. Siamo qui per ascoltarvi. Grazie a lei. Grazie. Posso iniziare? Sì. Non nego che, insomma, le cose ascoltate mi hanno un po' emozionato, suscitato delle onde come un mare che
viene spazzato un po' dal vento. Tra l'altro poi il Signore ha anticipato un momento che io avevo pensato come fondamentale, che era la citazione del Vangelo, della Vulgata. Perché quando Olivia mi ha telefonato per chiedermi questa cosa, io ero un po' imbarazzato, un po' indeciso. E allora mi è venuto in mente, stavo guardando dei vecchi appunti e proprio in quel momento avevo di fronte una foto della Sagrada Famiglia di Barcellona, di Gaudì, dove sul portale è scritto in catalano che è Svertat, sarebbe che cos'è la verità, ed è significativa insomma quella scritta. Quindi allora probabilmente lei mi chiedeva per la prima volta, insomma, l'alunno interrogato, l'insegnante, mi ha fatto delle domande e io ho detto, vediamo che cos'è la verità, però ho pensato a una specie di sottotitolo, e che potrebbe essere questo: si può essere un credente e sentirsi cristiani? È la domanda che pone quella, una prima risposta, se vogliamo. Io questa sera vorrei più che altro fare una riflessione a voce alta, condividere le esperienze che ho avuto, le riflessioni su queste tematiche. D'altra parte mi ha molto colpito quella frase che non conoscevo di Adriano, di un ottonante, io credo anche, crede quasi in un Dio, quella indeterminazione molto significativa. E infatti mi ha fatto pensare a una battuta di un vecchio comico inglese, britannico, quello inglese, che raccontava le sue forse una serata come questa. Dice, quando disse alla gente in irlandese che io ero ateo, una donna durante la conferenza si alzò in piedi e disse, sì, ma è nel Dio dei cattolici o in quello dei protestanti che lei non crede? E questa vecchietta mi sono poi in difficoltà da questo punto di vista, perché era una questione non superficiale. Poi non è anche la mia prima esperienza, io sono già in questo luogo, in questa chiesa, qualche anni fa, per ricordare un amico che era scomparso all'improvviso, e l'essere così, per ricordare. E non è neanche la mia prima esperienza su questa tematica. Molte volte ho trovato, forse voi conoscerete, a casa di Giuseppe Rosato, poeta, scrittore. Eravamo in quattro, io, Renato Parente, insegnante, e Don Vito Scotti. E io ero il più giovane, insomma, e parlavamo di queste cose. Parlavamo di verità, parlavamo di religione, parlavamo della possibilità di un incontro, un incrocio, tra, come le domande che avevo posto, tra le varie possibili orizzonti o visioni della. E quindi per questo mi chiedo che cos'è la verità. Una risposta non c'è dal mio punto di vista. Ma io penso che parlare di verità voglia significare anche parlare, possa significare anche parlare di felicità e di desiderio. Perché a me piace giocare con le parole. La parola felicità, a volte se noi andiamo sul vocabolario, leggiamo che significa uguale a essere pienamente contenti per sempre, per un lungo tempo. Ma come si fa, chiedevo, ad essere pienamente contenti, soprattutto in relazione ai tempi che siamo vivendo, e con tutti gli errori che facciamo, che fanno altri, che ci coinvolgono e così via. Ho pensato che la felicità deve essere forse un'altra cosa. La felicità deve essere una forma di lotta, di conquista, di orizzonte verso cui avvicinarsi, forse senza anche toccare, però comunque che guida in qualcuno i nostri passi nel mondo. Perché se essere sempre allegri, soddisfatti, questo concetto banale di felicità rende quasi l'umanità istupidita, non razionale, non cosciente, non consapevole dell'essere umano. Forse la felicità consiste nel fare cose che possono, come dire, arricchire la vita, la propria, ma anche quella di qualcuno. Si può essere felice soltanto insieme agli altri, insieme con gli altri, insieme agli altri, con gli altri. E quindi la felicità è semplice, non è una canzone che cantiamo al mattino, c'è qualcosa di complesso e una lotta. Ecco, questa parola è un battagliare nel quotidiano con se stessi e con gli altri per raggiungere una terra più gentile, come diceva prima Don Nicola. E quindi la felicità in fondo è la ricerca della felicità.
essere felice vuol dire cercare di essere felice, essere felice di essere felice, senza fissare per tutto questo tempo. Ma parlare di queste cose, chiedersi cos'è la verità, chiedersi se si può essere non credenti, come io mi definisco, però anche essere dirsi cristiani. A proposito, c'è una bellissima intervista del filosofo Gianni Vattimo solo su questo tema. E lui disse, Atos dice, perché posso dirmi cristiano? Sono parole molto interessanti questa grande della storia italiana. Dice un desiderio una delle parole più belle che esistono. Perché le parole hanno un'anima, le parole hanno una storia, la parola del latino desidera, è una parola composta, significa la situazione che viviamo in assenza delle stelle. Il desiderio indica la mancanza delle stelle, desiderare vuol dire riempire un cielo nuovo di stelle, di comete, di pianeti, qualcosa di estremamente splendido, lucente, di luce. Ecco, la luce che è da per sé già una metafora, un elemento molto forte. E noi troviamo un desiderio che è potente quando ci convinciamo che di ritrovarci nell'origine di questa parola. Riempire un cielo di stelle. La mancanza di stelle ci fa desiderare che le stelle esistano. Nella terra, per esempio, possiamo fare un paragone con le luci. Le luci sono molto belle, interessano molto i bambini. Nel febbraio del 75, Carlo Pasolini scrisse un articolo molto bello, che era la scomparsa delle luci, in cui diceva, guardate che negli ultimi 2 anni, nelle nostre campagne, le luci sono scomparse. Era una grande metafora per dire che stiamo passando da una società agricola, pari industriale, a una società fortemente industrializzata. La crisi ambientale portava appunto alla scomparsa delle luci. Ecco perché viene da dire, le luci sono tornate per fortuna, quindi si può ancora sperare a questo punto di vista. Io mi sento molto bene adesso. Cioè per prendere. Ecco la frase che parlava prima, qui des veritas. Che cos'è la verità? Ha detto già tutto il signor Cicolo. È una frase che viene dal Vangelo. E poi mi ha colpito molto che Gesù non rispose, Pilato non gli dà il tempo di rispondere, che si avvia verso il balcone per dire quest'uomo io non lo trovo colpevole, ma Gesù non risponde. E forse perché la risposta è proprio quella che fu anagrammata da Agostino, ma c'era un cardinale, Bendazzi mi pare che si chiamasse, Anacleto Bendazzi, diceva la risposta non poteva darla perché era già implicita nella domanda. Anagrammando quella domanda in testa veritas, Gesù risponde appunto in quel modo che è l'uomo che chiede a me. Est virtus da questo punto di vista. Ora su questo verso sono fatte molte discussioni, è stato molto, molto discusso. Io vorrei questa sera in qualche modo uscire dalla filosofia se ne parla da parte e cercare di esprimere le mie riflessioni anche attraverso la lettura di alcuni testi poetici, poesie, sono anche mie, le riconoscere che sono quelle più brutte, diciamo così. E io sono sempre stato colpito, partendo da questa domanda, dalla lettera di Paolo Apollosi, la prima lettera, su cui ho fatto un corso, posso andare a domanda? Mi dispiace, anche se avrebbe detto. Dove vado? Carlo? Ci puoi accompagnare, per favore? Sì, spegni il microfono, c'è Carlo. C'è un po' di problemi oggi. Ci ha parlato anche della felicità, della contentezza, del desiderio di venire tutto delle stelle, questo anelito verso le stelle. Di cos'altro possiamo parlare? Sì, io penso che anche questo periodo che abbiamo vissuto di pandemia, di lockdown, e quello che dice il professore stasera, ci sono mancate anche a noi le stelle, la felicità, gli abbracci, no?
anche l'affetto tra figli e nipoti soprattutto. Ecco, quante coppie si sono unite e perché c'era il lockdown, no? Gli mancava l'affetto, la vicinanza. E dire anche, perché no, che le stelle mancavano, no? Questa mancanza di un cielo stellato, in questo problema, in questo periodo che abbiamo trascorso di pandemia, un periodo pesante per tutti, per tutta la società, ecco, per tutto il mondo, perché non è una cosa soltanto qui nostra, ma di tutto il mondo, ha portato a sentire questa mancanza di luci, di felicità, di gioia, no? Che quello che lui adesso stava toccando era la cosa più bella che c'era, no? Però insomma, aspettiamo che viene, perché lui deve dialogare con noi, siamo pronti a dialogare con lui, quindi ascoltiamo. Più là, dopo l'intervento del professore, coinvolgeremo anche il pubblico. Il pubblico, cioè, sì, abbiamo dato delle domande che oggi il professore ci ha proposto, ci ha dato, le abbiamo scritte in queste schede proprio di confronto, di dialogo. Ognuno può rispondere per quello che sente, no? Quello che lo colpisce di più, quello che avvicina o allontana dalla fede, o quello che, come lui dice, io sono ateo, però vedi, mi cita spesso la Sacra Scrittura, San Paolo, adesso stava toccando il discorso più bello, lettera di San Paolo ai Corinti, quindi dove lui lo ha colpito molto, anche nelle sue poesie, leggendo anche le sue poesie, ecco, anche per tutti noi può essere un motivo anche di provocarci, sentirci provocati, che molte volte pensiamo anche di sapere tutto, no? Di essere perfetti, di conoscere, non ci basta niente, però anche una parola del professore o anche di chiunque noi, anche una frase detta o una meditazione fatta può colpire, però non ci avevo mai pensato, ed è bello questo perché mi dà questo, mi arricchisce su questo lato, e questo può essere bello per tutti noi, quindi ecco perché i dialoghi sono per dialogare. Quindi ascoltiamo e poi fra di noi dobbiamo interfacciarci con il professore, ma anche fra di noi stessi, perché no, anche con i ragazzi, i giovani, ognuno è pronto anche a dare il suo punto di vista sulla verità, sulla felicità, sul dolore, sulla paura che ho citato, dove dice ha paura della paura, no? E anche della morte, non ho paura della morte perché quando arriva io non ci sarò, non la vedrò. Quindi questa è un'altra cosa che può scuoterci come cristiani, per chi lo è, o come ateo, e dare il suo punto di vista, il suo proprio punto di vista. E poi possiamo anche dire che sono 6 complessivamente gli incontri, sì, in questo tempo di Quaresima, quindi ovviamente con il professor Rapino tra una settimana che ci sarà? Ci sarà l'imam di Trieste, c'è Odè, poi c'è il professore, io l'elenco non ce l'ho più sotto, Diego, com'è? Dino Angelacci, che c'è anche lui. Poi ci sarà una proiezione di una registrazione, sapete che di venerdì i rabbini non possono partecipare, per loro è come la domenica, quindi per noi cristiani, quindi loro il venerdì ci manda una registrazione su questo suo tema che ci ha mandato, e poi avremo di settimana in settimana, quindi abbiamo tanti personaggi. Se mi portate un manifesto forse me lo avremo ricordo. Avremo anche un politico Fondazione Comunista, certo, che è di Pescara ed è il segretario nazionale di Fondazione Comunista, perché anche un esponente della politica? Perché è bene sentire le ideologie, cioè ognuno il suo punto di vista, è arricchente. Il sinodo che stiamo vivendo, che Papa Francesco ha desiderato ardentemente, grazie a Dio i vescovi poi si sono mossi perché il Papa voleva questo sinodo, ecco, significa noi come Chiesa in cammino, camminare, come scritto lì dietro, no? Abbiamo preso questo per la nostra parrocchia, proprio che camminiamo insieme, i discepoli di Emmaus che erano delusi ormai, questo dice che risuscitava, ma dove sta? È morto, non lo vediamo, invece vedete quell'ombra accanto a loro che cammina, è la Chiesa che sta accanto a noi, cioè quando noi ci sentiamo spersi, smarriti, non ci accorgiamo, ma lui è vicino a noi che cammina con noi, quindi questa è la Chiesa in cammino che nonostante 2022 anni quelli che sono, ecco, la Chiesa cammina ancora, si rinnova, la Chiesa cambia volto, ecco, Papa Francesco ci sta dando veramente forti emozioni su questo e quindi ci aiuta anche questo ad ascoltarci, soprattutto i lontani, ad accogliere i lontani che forse per scandalo, per una parola detta di noi cristiani cattiva, anche di un prete, di un vescovo, li abbiamo allontanati,
tutto serve a riavvicinarli, ad ascoltarli, o coloro che sono delusi anche da una morte, da una tragedia particolare, da un posto di lavoro che hanno perso, che hanno bisogno a tutti i costi di riavvicinarsi. Ecco, basta una parola, un confronto, cioè la Chiesa è aperta a tutti. Io penso che il Concilio Vaticano II ci ha dato, è stata la prima, la pietra miliare di tutto, di tutta la Chiesa, che poi dopo ci ha messo tempo, ma grazie a Papa Francesco, insomma gli altri papi ci hanno lavorato, ma lui è stato molto categorico, qua bisogna muoverci così, e quindi la Chiesa si sta muovendo, sta camminando in questo modo, ascoltarci gli uni con gli altri e camminare insieme soprattutto, nessuno chi avanti e chi indietro, tutti insieme, dandoci la mano si cammina. Ecco il professore che è arrivato. Sì. Piano piano. Poi una curiosità tutta mia, il cardinale Arangenti, che è stato ospite la volta scorsa, domenica scorsa, alla presentazione del tuo libro L'arte del celebrare, questo è ben tornato, tutto bene? Piano piano. Dice a un certo punto, io vorrei dire a questa generazione.
potrebbe servir loro nella vita. Ed è un incredibile invito, una porta che si apre di fronte alla possibilità di riflettere attraverso la parola su quello che siamo, su quello che ci circonda. Uno degli autori, dei protagonisti di questo libro è Oakes Todd, così si chiama, sono tutti nomi strani, come i nomi che metto nel mio ultimo libro, proprio di Scacciafatta, no? Sono nomi strani perché si incrociano, cognomi strani e nomi strani, però le persone sono reali. Cosa ci dice Oakes Todd? Dice: sognavo delle ingiustizie del mondo e volevo ripararle. Quando morì mio padre, partì per vedere il mondo e il paese, per imparare a riformare il mondo. Viaggiai per molte terre, vidi l'origine di Roma e l'origine di Atene e l'origine di te, e sedetti sotto la luna nella necropoli di Betri. Qui mi ha promesso la carica e una voce, la cielo, l'ingiustizia, la prigione, le aggressioni, mai. Prendi la giustizia, prendi la verità. Allora, una in fretta si morì, per dire a mia madre, tu mi metti nella luce. Tutti mi dicono, ma siamo tutti di noi. E a poco, mentre parlavo solo io, non cosa me ne venuto in mente. Poi, Jonathan Swift Summers mi sfidò a discutere questo tema. Ponzio Pilato, il più grande filosofo di allora. Io sostengo il contrario. Però mi vinse la gara con questa conclusione. Prima di riformare il mondo, sono importante. Per favore, risponda alla domanda di Ponzio Pilato, che cos'è la verità? E viene sconfitto, basta, in questo incontro, dialettico che si usava a fare un tempo. Ecco, che cos'è la verità e ritorna? Molte volte in questo libro bellissimo, che è l'antologia del scurrile di Onassis. E quindi dicevo prima di andare via, che io sono stato proprio colpito quando ho studiato, l'esame che ho fatto è stato un esame sull'insieme di mani. E lessi un libro molto interessante di uno storico Grumman tedesco che commentava una frase di Paolo, che nella lettera ai Corinzi Paolo risponde a delle domande che vengono dai fedeli della città. A un certo punto lui dice, scrive, nella versione latina, dice: o porte e terre se stesse, è necessario che vi siano anche le eresie. Il mio professore, Ovidio Capitani, un professore immenso dal punto di vista della sua cultura, stette 2 o 3 mesi su quel letto, su quella parolina, che quell'anche le eresie, è necessario che vi siano anche le eresie, di condividere anche altri punti di vista. E allora, a un certo punto, io cominciai a scrivere intorno a quel verso, scrissi dei testi che in qualche modo, in qualche anno, riuscirono, si incrociavano con quello che ho detto prima di Brassens. Ci sono romantici quadri sulle mie pareti, tutti falsi in verità, e lì mi tascano risultato, un po' particolare, ma come in novembre con le righe bianche. Del resto vi sono molte saggezze ed è bene che sia così. Ricordo San Paolo in Corinzi, 1:11-19, un fiato di parole, la porta per te se stessa, è necessario visionare anche le eresie. Ecco, queste sono le domande, diciamo le risposte a una domanda che la risposta non l'ha, perché poi vedremo filosoficamente come potrebbe configurarsi questa risposta, però sono una serie di risposte. Diceva Platone che il bene è la ricerca del bene, che il bene è la ricerca del bene, cioè la ricerca di per sé ti porta sempre a acquisire una posizione sempre più alte, più importanti, e forse la verità è la ricerca della verità, che non può essere fissata, perché noi la rigidiamo in qualche cosa, noi escludiamo altri che la pensano in un modo diverso da noi. Mentre possiamo creare una dialettica, un flusso, un fiume di correnti, di parole, che poi vanno verso quello che poi anche Destino Biagio Marini chiamava il mare dell'eterno, che faceva correre tutta la vita come un grande fiume, dove le acque scorrono e vanno in questo mare, però tutte le voci, tutte le acque sono in corso. È possibile allora pensare, dopo quello che è accaduto nel secolo scorso, pensiamo soltanto a un nome, Auschwitz,
È possibile pensare a Dio come veniva visto prima di Auschwitz? È la domanda che si pongono molti, il grande filosofo, anzi Auschwitz, il periodo tra l'altro. E gli uomini devono imparare a convivere con l'assurdo. L'assurdo è quello che riusciamo a capire che però esiste. Camus faceva coincidere l'assurdo con il mio Sisifo, era solo uno degli dei, ed era stato condannato per la sua coerenza a portare un macigno sulla cima di un monte. Quando finiva la sua fatica, la fatica era immensa, eterna, il macigno lo tornava a fare, ma Sisifo non si arrende, Sisifo riprende il passo, il macigno lo porta sulla cima di un monte. Ecco, e con questa allegoria che mi ci vuole far capire che non bisogna vivere la vita con la stessa, ma con consapevolezza, appunto, perché quella diventava quello di portare un corpo in masso sulla cima del mondo, in qualche modo era un desiderio e anche una felicità, ed era la verità che si aveva scoperto in quel paese. Resistere, ma farlo senza la stessa. E la lotta contro l'assurdo, no? Però non può essere solitaria, non può essere individualistica, non può rinchiudere il pericolo del Dio, ma deve coinvolgere il noi da questo punto di vista. In un bellissimo racconto che abbiamo, per esempio, Giona o dell'artista del lavoro, che è il racconto dei racconti, si chiama La Caduta, molto molto bello. Degli amici vedono questo Giona, che è un grande artista, diciamo, che sta dipingendo un grande affresco e non fa avvicinare nessuno, tutti quanti vogliono sapere cosa stai dipingendo. Ci sono mesi, Giona non scende mai, non mangia, continua lentamente a scrivere o a dipingere qualche cosa, però da lontano non è visibile. Quando la tenuta di Samson crolla, gli amici si avvicinano di questa grande parete bianca e vedono scritte due parole separate da un trattino. La prima parola era solitario, con la T, solitario. La seconda era solidaria, con la T, solidarietà. E lo scontro che lui aveva trovato, l'indicazione che dava ai suoi amici per quanto riguarda il correre dell'esistenza tra solidarietà e solitudine. Ecco, bisogna in qualche modo che Dio diventi, non per la maestra, ma che noi incorri Dio, e quindi ricordare il pensiero in un mondo come il nostro, recuperare le parole dell'essere umano. Io credo che si possono integrare, tracciare i percorsi che abbiamo indicato. E per cui il non credente può dirsi cristiano da questo punto di vista. Vedete, questa è la domanda che si pone soltanto all'interno della nostra religione. Perché mi dico, per cui era un filosofo provocatore che a un certo punto lascia scritto e fa riflettere questo, dice: il cattolicesimo è la punizione che Dio ha dato agli uomini per non essere persone cristiane. Se leggiamo praticamente questa parola, non è una blasfema, è un'indicazione di un altro modello di coscienza morale e religiosa che coinvolga appunto, che coinvolga la comprensibilità, perché possiamo comprendere il mondo soltanto comprendere, possiamo cambiare. Ecco dove si pone il problema del proclamato. Può essere Dio proclamato un buono, proclamato onnipotente. Questo è molto incomprensibile, ma quelli che hanno vissuto quell'esperienza, appunto sono ebrei, quindi già è molto particolare. Però questa domanda dicevo sentirsi non credenti di essere cristiani, forse solo nella religione che viene professata da noi. Perché non credo che i musulmani siano questo, sono molto più sicuri così. Le religioni orientali vivono anche una sfera anche magica, anche diciamo così, di distacco, anzi, certo questo distacco viene vissuta la religiosità. Invece questo essere non credente, essere insieme, è possibile porsi questo altro soltanto all'interno della civiltà occidentale. E dopo anche si mette in discussione il concetto di Dio, qui è molto crudo, anzi, si dice se Dio sapeva, era consapevole, quindi in qualche modo questo Dio non è un poteva fare qualcosa, non l'ha fatto, allora vuol dire che non è un problema. Io non comprendo più
l'onnipotenza, la volontà di Dio dopo è un tema che viene poi introdotto da altri grandi intellettuali come Primo Levi, come Jean Rin, che ho dato tutti quanti in questo caso. Il mio più grande successo scolastico, per inciso, quando ero professore, era dopo tanti anni, il famoso viaggio di istruzione, quel che sappiamo con Carmelo, perché erano stato a Parigi, a Barcellona, a Monaco, qualche volta fino a Praga e così via. Io avevo una fissa in testa di portare i ragazzi a casa. Perché, anche perché quando andavo in giro, come io ero più giovane degli altri, mi toccava sempre fare il guardia con questa volta. Allora vai tu in discoteca, per esempio, perché non è per la mia, non mi piace. E vivevo in questo posto un B-52, che era una cosa terribile, la fiamma che bruciava sul centro, la centella, i ragazzi forse si ricordano. Però non lo faccio, sono stato molto felice, contento, perché i ragazzi quando sono usciti dalla cosa di diversi, hanno tolto la cosa delle orecchie, non parlavano più. Sono stato in silenzio di tutto il viaggio di ritorno, quando siamo arrivati a Cracovia, perché questo è un momento, vedere quello che era accaduto, è stato qualcosa di terribile, che non appare nella storia. Ecco perché ho capito allora, quando leggevo Dio dopo Auschwitz, come diceva Sanas, e anche a capire questo senso di dispersione, di chi era stato, chi era salvato, ma non è una cosa nuova. Se facciamo un salto indietro, più che altro nel concetto, il concetto lo segue nel tempo. Io direi in questi giorni, sapendo che qui il libro di Giove, che è un libro bellissimo, veramente è un libro di libri. Allora Giove, c'è una cosa, rappresenta la contraddizione tra il giusto che soffre e che dice di non voler soffrire, non lo convince i suoi amici, lui si ribella a questo fatto, che Giove ha una vita anche di se stesso, mentre il malvagio prospera, colui che è giusto, che si soffre per lui e viene punito tra i procedimenti, per la moglie, che muore, insomma. Non ha fatto da parte a nessuno. A un certo punto quindi questo amico dice, rivolgendosi a Dio, allontana da me la tua mano. Perché mi fai questo? Che cosa vuoi dimostrare? Alla fine il libro in effetti è un lieto fine, perché alla fine ciò che viene seguito tutto e di più di quello che avviene, perché aveva dimostrato di non essere peccatore. Perché cosa dicevano gli altri? Ecco il senso restrittivo della religiosità. Se ti succede questo è che fai peccato, e c'è dopo solo un peccato che non c'era, mentre il giovane con le sue piaghe, le sue malattie, le sue tristezze, poi alla fine riesce ad avere una moglie, avere altri figli, 7 maschi e donne, che dice la bellezza del paradosso, e si chiude così, e visti e felici anche 140 anni. Insomma, è una soddisfazione, no? E quindi, questo ecco, è il discorso che facevano anche coloro che uscivano, che erano stati siano salvati dalla vicenda di Auschwitz. È impossibile pensare che lo stesso mondo dopo quella vicenda. Allora, io ho pensato che effetti la nostra esistenza dentro queste categorie è una, si può giocare su due parole, viaggio e naufragio, che sono una metafora per l'essere delle vicende umane. Nel secondo libro il terreno è una tua di futuro, l'inizio di questo. Beh, quando sul mare si scorre le e la tua vastità delle acque si bello guardare la terra, il naufragio lontano, non ti rallegra lo spettacolo della tua compagnia, ma a distanza da una simile sorte. Io sto su una roccia, c'è un mare che appesta, un marinaio con una barchetta sta cercando di salvare se stesso, di salvare la propria vita, tu non è che sei contento, però sei come dire, questa stagione serena ti deriva dal fatto che non stai vivendo quella storia. Guardi con condizione quello che sta accadendo, ma tu stai, è così, è bello, suave, ma rimane come quando non sei quella bella. È bello guardare il mare mentre è turbato, lei, ma tu stai guardando la ferma, tu
tu sei al sicuro. Puoi condividere fino a un certo punto, puoi condividere e capire quello che è stato. Allora, l'immagine lucreziana, l'immagine di lettura, è così lucrezia, che è una impresa di futuro, che è saggio, che è staccato dal mondo, che non, ha una certa malattia, di imperturbabilità. Però io mi chiedevo tutto questo, è possibile, è lecito pensare. È lecito fare addirittura una tradurre questo pensiero in un insieme. Perché il marito del mestre, la società in cui viviamo, è l'intera natura. Oggi diceva giustamente, ma stiamo arricchendo, terribilmente il suo popolato, perché sentiamo malattie nuove, pandemie, la guerra, che sembra anche la sua, ma non è vero, che quando andiamo a studiare le cose realmente, non ci fidiamo, come diceva lei giustamente, delle false impressioni immagini. Vedete, l'umanità dal 1948 vissuto ben 354 guerre, certo non di carattere nucleare, la guerra della Corea, quindi anche la guerra della decolonizzazione, le guerre degli anni 60 e 70, la Palestina, il nord dell'Irlanda, le guerre dei Balcani, pure Afghanistan, l'Iraq, l'Iran, il Qatar, lo Yemen e ancora oggi, sono tantissimi, è la globalizzazione a mano che si è affermata purtroppo all'interno della Russia. Allora vediamo che la teoria non ci aiuta a comprendere tutto questo. È facile fare un discorso del rapporto fra due e filosofia. Perché se io penso una cosa, questa cosa non esiste. Coincidente pensiero essere, diceva Parmenio. Anselmo d'Aosta cerca di mostrare l'esistenza di Dio. Se io lo penso, vuol dire lo penso come perfetto, la perfezione, vuol dire che chi è perfetto a tutte le categorie esiste. E quindi anche l'esistenza, quindi il Dio esiste. Pensare esiste. Un certo Grommiore, un monaco, rispose ad Anselmo con una che cosa aveva preso da Kant questa posizione. Quindi se io penso alle isole felici, queste esistono. Cioè se penso un paese in dominio, questo esiste. Kant era molto sempre con me. Se io penso 100 talleri, li ho in tasca. Tale era la nave del tempo, che era il cioè 100 tali di pensare sono sempre 100 tali di pensare. Allora c'è la calma ed è profondamente religiosa questa posizione. È fede, non è la scienza. Cioè accanirsi a cercare di mostrare scientificamente l'esistenza di Dio attraverso ragionamenti, come farà anche Cartesio. Ecco, io non ho presente, però se tu dici che Cartesio Pascal c'è un Pascal, Blaise Pascal, viene una scommessa, bisogna scommettere su di lui, perché non abbiamo nulla da perdere, e quindi cercare di liberarsi dal divertimento, cioè delle false che devono dire esistere. E quindi questo invito a chiedere fortemente in Dio, che riesce a passare, non in Dio, dei filosofi, ma Dio da bravo, Dio di Giacobbe, quello è il Dio che lui in qualche modo compensava ed è più comprensibile, più accettabile, senza argomentazioni logiche di carattere matematico. Anche i grandi matematici come Goethe, per dire, hanno cercato di mostrare senza Dio attraverso formule matematiche, ma questo è un atto molto religioso, molto rispettoso da questo punto di vista, ci allontana moltissimo da quella che possa essere una cosa. Sentirsi basato da Dio, da un Dio, cioè che sta indicando una coscienza religiosa in cui che ti fa, che si confronti con gli eventi e con gli altri, non l'io contro il tuo. Poi questa di filosofia, questa regola, questa via, sono dati partiti dialettici, no? Io, la dialettica dell'opposizione, ma anche la dialettica invece dell'accoglienza, la dialettica dell'altro. Io e tu, io e l'altro. C'è un verso bellissimo di Arturo Rimbaud che si definisce Je es un autre. Io è un altro, cioè uso la terza persona per indicare che lui è qualcosa che è, diciamo così, è assimilato a un altro, che lui è quello che è perché c'è l'altro di fronte a lui. Diceva prima, non ancora, mi fa molto piacere che quella descrizione.
povero Cristo che cammina sulla terra, che ho scritto un libro d'amore. Non me ne sono accorto di questo libro, ma perché? Ma d'amore in senso nobile, in senso largo, d'amore come citazione della diversità, che l'impone un diverso, un luogo diverso, il folle, che però vede l'invisibile, perché è, in quanto lui non lo sa, ma è invasato da qualche cosa, è il dosso sia. Vedi un film molto bello qualche anno fa, che era un uomo che montava, a un certo punto il protagonista si incontra in un villaggio di Sioux e c'è un francese, Battista si chiama, che dice io mi sono vinto perché mi sono finto pazzo. E gli americani, a fronte alla pazzia, non si fermavano perché il pazzo era il profeta, era colui che era, viveva l'entusiasmo. Dice io sono vinto dell'entusiasmo, ho fatto credere, ma alla fine ci vedeva anche lui ed era vero, che era intasato da qualche cosa, per cui credevano come forse una figura che profetizzava, che guardava il futuro, che poteva guarire dalle malattie, perché era intasato da qualcosa di superiore a cui gli indiani, gli Apache, insomma, credevano. E quindi questa è la prova di presenza della natura. Allora i libri in generale sono sempre libri d'amore, ma poi una grandiosa, grandissima, ecco perché è bellissimo quell'immagine che cerca di scrivere un libro di 100 pagine. 99 sono bianchi e sull'ultima pagina che vedo soltanto che la parola amore, il diritto era il dovere di amare e nient'altro. Allora, il libro di Giovanni d'amore, quindi è bella l'idea che funziona, perché mi venne poi spontaneamente, sai, quelle cose che c'hai dentro e poi escono fuori con la distanza, perché è un libro che voglia accogliere l'accettazione dell'altro, cioè vedere quelli che sono diversi da noi, quelli che possono sembrare anche in cadenza, che ci girano intorno, cioè sono tanti. Una volta a Lanciano ho messo insieme un libro in cui avevo tanti diversi, ne ho contati la ventina, l'ho chiamato fuori magici, quelli che vivono i magici della società. Perché nella nostra società ci sono insegnanti, ci sono idraulici, ci sono geologi, ci sono ragionieri, bidelli, medici, ingegneri, ce ne pure i matti. E anche loro devono far parte della comunità. Per questo sono presenti. Qual è il luogo della comunità? La piazza, la strada. Perché vuole far parte della comunità, vuole farsi accettare. Per questo sono i primitivi, sono anche i badenti, ripeto. Però in questo senso bisogna accorgere. Sempre tratto dalla teoria di Stoltenberg, Fabrizio De André, quando lo conoscete, ha tratto un disco molto bello. Si chiama Un'ora della nella Luna del Cielo. 1970, deve aver scritto anche un disco come ha scritto e cantato una bellissima la roba, una buona novella, che per darmi i Vangeli, il testamento di Dio, Maria e così via. Però cosa c'è di bello in questo che a un certo punto c'è che dice dietro ogni impatto c'è un villaggio e scrive a un certo punto e canta la luce del giorno divide la piazza tra il villaggio che arriva lo scelto. Della piazza per cercare di ascoltare la voce. Ecco, le cose che dico di Nicola sono una recensione bellissima, no? Voce da voce a altra voce, colui che narra di sé riesce a far parlare anche gli altri in qualche modo, riesce a dare voce a quelli che hanno voce. Quindi un libro, i libri sono libri d'amore in questo senso, che sono a livello di raccoglienza, di citazione dell'altro. Ecco, per dirla con un linguaggio forse che ha bisogno di poco, è un libro di porti aperti, non di muri che si alzano. Questo è da questo punto di vista. Qui si incontrano le strade, si incontrano, non è più senso chiedersi, appunto, se crediamo per capire oppure capiamo per credere, come era una forma che lui deve dire. Allora, tutta la filosofia ci aiuta in qualche modo a capire, anche Tommaso, per esempio, Tommaso non dà delle cose, parla dei cammini che noi dobbiamo percorrere per raggiungere in qualche modo attraverso la ragione, perché ci possono avere. E penso che io dicevo che accetto più questa visione di Pascal, oppure del filosofo Kierkegaard, la sua discissione tra la sua vita etica o vita estetica, per quello che dice la vita religiosa. La vita estetica è quella del comune, semplice, diciamo, dell'estetica e l'essenza delle sensazioni, della soddisfazione.
Io credo invece che questo autotto possa essere cambiato in cioè anche, se si può in quel modo rinunciare con questa legge. Ecco perché mi piaceva molto quella, quel grido di Pascal, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non il Dio di nostri, è quello che Pascal vuole. E da questo punto di vista, di chi non crede, questa posizione attrae molto di più delle dimostrazioni ontologiche, delle dimostrazioni scientifiche, delle dimostrazioni forse fosse un teorema geometrico, con una tesi, un passaggio. Una logica aristotelica non ti dà, è arida. Va bene, tutti loro sono mortali, so che per uomo sono mortali, ma può essere applicato, ma quando parliamo di Dio non è possibile applicare una logica di tipo matematico. Bisogna invece avere il coraggio di rompere certi schemi e di volare alto. Come fanno i poeti? Io penso a un poeta colui che vola, ma con i piedi pensanti alla terra, cercando. Noi abbiamo un grande bisogno di cielo, di stelle, ma abbiamo anche bisogno di terra, e quindi della discussione che può nascere intorno ai valori attraverso. Poi ci sono anche posizioni che fanno, sono, come dire, dove si incontrano diverse situazioni. Il grande regista di Noel dice a un certo punto, grazie a Dio sono ateo, mi spiace, ma è così. Oppure una volta si racconta a me, Voltaire, quando il filosofo francese, durante una professione, troppo forte, di fronte al Cristo che passa, di Pasqua si toglie il cappello. Allora tutto sta dire, maestro, ma sei riconciliato con il Signore, con Dio? No, però ci salutiamo. È bellissimo, c'è questa possibilità di appunto di sentire l'altro, anche se è diverso, poco diverso. Perché e poi non si può accettare. Lo bambino. Noi siamo anche di prima che abbiamo letto. Dallo stesso a leggere, ecco, lo sto visto, se ne parla tanto in questi giorni, lo sto vedendo, le cose stupende di Dostoevskij. Dostoevskij ci presenta, Michele Karamazov, questa figura di Ivan. Ivan Karamazov è colui che in una discussione con Alyosha, il fratello che credete che è un allievo dell'Alezovsky, la figura più importante della Chiesa Ortodossa. Ivan Karamazov è un non crede in Dio, ma lo mette in discussione il fatto perché si soffre. E dice a un certo punto, grida di fronte al fratello, io non posso credere in Dio se il bambino soffre. Perché dice gli adulti, non me ne importa niente, hanno peccato di mano, peccato, ho mangiato la mela, devono essere puniti, ma un bambino è colpato. E lì racconta, in giro di racconto, che i signori della terra russa sono molto cattivi, punivano i bambini, per un pochissimo grado si facevano mescere un secchio di latte, e quindi lui dice non è possibile che i bambini muoiano di fame, perché era la Russia realizzata, forse dell'Ottocento. Ora io anche la mano pone questa questione e racconta la leggenda di Cristo, cioè Cristo torna sulla terra, è ambientata a Siviglia nel 500 e viene processato, diciamo come eretico, l'inquisitore, per cui fa un miracolo. È stata salva la vita da un bambino, la fa risuscitare, non dice neanche una parola. E allora l'inquisitore comincia a se ne accorge, sai che quest'uomo è qualcosa di diverso dagli altri, sei tornato, perché sei tornato? Lui preferisce che ci sia il popolo, non può vederti e credere, il popolo deve essere, come dire, affascinato dal mistero, dai segreti che la legge del popolo. Invece tu, fratello, vedere. Facendo di vedere con Gesù che ritorna, sei in pericolo perché rappresenti la testimonianza che è possibile in qualche modo cambiare, modificare. Il problema è che può bastare il pane celeste a chi non ha il pane di almeno? Questa è la grande domanda. Io anche la mano si rifiuta di credere in Dio. Dice no, io non ci credo, però vedere in Dio.
ne vengo adesso sulla terra, io mi restituisco il biglietto, non voglio più essere presente, diciamo così, a queste condizioni. Cioè la sofferenza dei bambini non vale nessuna vita, anche la verità più importante. E se io avessi torto di Gino Caravaggio, io persisterei nella mia posizione, non tornerei indietro, anche se avessi torto, mi resterebbe l'indignazione rispetto alle sofferenze del mio. Perché la salvezza di Gino Caravaggio deve guardare tutti i deboli, ma anche, non solo i forti, ma anche i deboli, tutti quanti in cuore, senza distinzione. E non posso accettare la differenza, la sofferenza dei è un momento fondamentale, è un capitolo del, si chiama La rivolta, che sei un grande libro, io vi consiglio al libro, lo fresco, sono quelle volumi, però si può leggere un po', è così. Prendete al capitolo La rivolta, e c'è questo dialogo bellissimo tra Ivan Caravaggio e il fratello Aiosci. Che cosa ne può ascoltare? E questo discorso, che sembra così un discorso crudele, terribile, viene ripreso Papa Francesco. Papa Francesco, tempo fa, parla della sofferenza dei bambini, sembra in maniera narrativa, cita Dostoevskij come un maestro di vita e spiega che l'unica preghiera che a me viene è la preghiera del perché, del chiedersi il perché delle cose. E Papa Francesco parla. Perché il Signore non mi spiega niente, dice, lo devo cercare, però sento che mi guarda, sento che c'è, sento che mi guarda. Ma che cos'è il Signore? Anche tu è una bellezza, può essere l'umanità, la bellezza dell'umanità, la bellezza delle cose incompiute che vanno compiute. E quindi Dostoevskij diventa con il suo grido di rivolta, ma con la sua sofferenza, di uomo che vuole credere, non riesce a accettare. Come volevano credere coloro che uscivano da Auschwitz? Non potevano credere con quello che hanno vissuto, allo stesso modo in cui si vedeva bene di Auschwitz. Ci sono dei libri bellissimi qua, non soltanto di Moretti, un pensatore, poi Gianna Meli si chiama, che lo chiamava Hans Meyer, però rifiuta anche il nome del tedesco, che si chiamerà Gian Hans Meyer, anagrammato da questa parola, e parla di questo stesso, lui, e non accetta che gli altri abbiano chiuso gli occhi di fronte a quella sofferenza. Non credo che gli altri credano se stessa, perché anche il Dio deve essere, il Dio bisogna che facesse qualcosa. E il discorso che sembra, certo, la risposta c'è, Dio ha creato il libero arbitrio, ha dato all'uomo la possibilità di scegliere. Ma questo quando vive in certe situazioni, ma anche oggi. Ma noi pensiamo a quello che accade nei confini. Adesso io penso che scegliere i bambini con i bambini tra 3-4 anni, che non possono fare, i bambini che muoiono sui barconi, che avvengono nel nostro mare, ormai un grande cimitero. E allora, certo, Paolo Francesco dice, Dio non mi spiega per questo, però mi guarda. E questo vuol dire che io mi fido di suo sguardo, alla fine, mi fido di suo sguardo. Quindi so che la sofferenza del bambino è qualcosa che è un campo, un luogo in cui posso incontrare anche chi non crede, anche con chi non crede, perché è una realtà unica quella che abbiamo di fronte. Voi immaginate quello che accade oggi. La sofferenza è incredibile. Noi viviamo in un pianeta in cui l'85% delle risorse le consumiamo noi. Noi non c'è il 15% del popolo serio, consumiamo l'85% delle risorse. Stiamo ammazzando la sofferenza. E il 15% che resta, tutti i paesi del mondo, deve vivere con col 15%, l'85% del mondo vive con il 15%, e noi che siamo solo il 15%, consumiamo l'85% delle risorse. È il terzo grande tema, la pandemia ne avremo altre, perché si ammala il mondo, si ammala la galassia, si ammala l'universo, si ammala tutto. La guerra, la stiamo vivendo, l'abbiamo vissuto tantissimo,
nel periodo di Roma. E il terzo grande elemento è la natura che la stiamo distruggendo. Io ho due nipoti di Bologna, 8 anni, 4 anni, e mi chiedo di fare il programma con gli spiriti, e ne ho sempre in mente loro, perché sono stati un po' la mia terapia durante la malattia. Io disse al medico, io questo bambino, poi vediamo che faccio tutto quello che ho fatto di tutto, studio di tutto, perché volevo che crescesse, vedessi il bambino cresce, però mi chiedevo, ma fra 30 anni, che cosa gli lascerò a questi ragazzi? Un pianeta disabitato, bruciato, noi stiamo consumando le riserve, è come se andiamo con la macchina, con la spia accesa e continuiamo a camminare increscendo, senza rifare il piede. La guerra, la malattia, quindi bisogna fare qualcosa. E qui che si incrocia il non credente, che si dice cristiano. E cristiano che credono in un modo nuovo rispetto al passato, non in modo fedelista, non in modo semplice, non in modo pregiudiziale. Questa è la verità. Perché la nostra ragione, la nostra radice è anche la radice logica, la radice del mondo greco. E questo ci spinge a contaminare le problematiche del corpo. Cosa bisogna fare? Quel capitolo di cui mi dicevo, si chiamava La Rivolta, ce lo chiamo questo adesso. C'è un altro libro, bellissimo, che è un po' romanzato, filosofico, un po' di riflessione di Albert Camus, si chiama L'uomo di volta. L'uomo di volta. Che cos'è un uomo di volta? Un uomo di volta è un uomo che dice no. Però quando dice cosa dice a tanti si è qualcosa. Non è un no che si chiude, che si riunisse. E quindi si rende conto di tutto ciò che circonda la città, che si ha bisogno di altro. E allora cosa vuol dire quello? Vuol dire le cose hanno durato troppo. Fin qui va bene, al di là no, adesso basta. Adesso ho bisogno di dire sì a la parola male, che era l'ultima parola che veniva nella pagina di Anna. La scritta, la parola solidea, che sostituisce la parola solidea. Solidarietà al posto di egoismo, solitudine. E quindi la coscienza che noi abbiamo di dare noi soltanto se riusciamo a dirlo attraverso il mondo della realtà. Ecco, a questo punto mi direi di lasciare un po' la frase che abbiamo detto, come io voglio dare la stessa felice. Vuol dire vivere che per capire che nella vita fa gioco anche l'altro. Vivere in modo tale che la nostra vita vuol dire vivere molto, come vivere, con quali valori, che vivere. Accettando il fatto che esistano anche le resi, accettando il fatto che esistono situazioni incredibili, terribili. Ecco per questo che congelarmi così, con questa confusa sofferenza, sofferta esposizione, ma perché anche io la confusione è qualcosa che ci portiamo dentro. Vuoi essere sicuro di certezze, vuoi essere sicuro che sappiamo tutto, che abbiamo noi la ragione, ecco lì e là, ecco l'amore come accettazione della diversità, e siamo tutti, perché anche l'altro, anche io sono l'altro per l'altro, per me, questo è il problema. Io credo che la cosa più bella è che una cosa di questa, che la cosa più importante da fare per un uomo, credo che sia quello di fidarsi per aiutare a rialzarsi un po' di tutto. Fare questo gesto, chinarsi e aiutare a rialzare colui che è. Perché il silenzio a volte è pieno di rumori. Ecco perché è bella quella frase. Quali sono i rumori? Sono le voci. Sono le cose che ascoltiamo. Ecco perché di notte, anche un altro, credo, quasi come Dio. E cosa accade? Quali rumori possiamo sentire? Sono i rumori che sentiamo quando per esempio si accosta. Le parti che vengono da lontano. Ci sono delle registrazioni per questa lista di greche in cui un ragazzo ha registrato le grida di paura delle donne, dei bambini che stanno legati da lui. È un documento terribile da ascoltare e fa riflettere molto perché poi c'è il silenzio. C'è il rumore e c'è il silenzio. Il silenzio segna ancora il rumore che abbiamo sentito.
Questa pietra, che chiamiamola pelosa, si contorce dolorosa, come un pianto. La voglio lasciare di amare azzurro un giorno, e un nero di stranotte, come se ce l'ha. E il cielo si fa per sé di luci di colore di cometa. Si sente un canto di mondo innocente. Anni, ascolto, guardo, sento lo sguardo, vedo i confini nei balconi arrivati, arrivo. Altri mani, azzurro di danza, tutte le ampie fiamme, stemate, vivono con i venti di deserto, piano la porta, muoiono in silenzio che mi accompagna storia. In certi frangenti il silenzio si viene un rosario di luce, e le acque tranquille, trasparenze, una questa qui. L'ho cercato di immaginare, da quelle grida che ho ascoltato quella giorno, questo fatto. Allora lì, di fronte a un gesto, che è quello di chinarsi, di allungare la mano e tirare fuori dall'acqua qualcuno che sta annegando, chi fa quel gesto? In qualche modo supera la distinzione tra il non credente, tra il cristiano, tra colui che ama, perché c'è questa, come dire, questa coincidenza di anni in quel momento, che permette appunto di andare oltre il solito strumentale. Certo abbiamo bisogno della ragione, ma anche del cuore, anche del sentimento. Sentire le cose con la ragione, ma anche con il cuore. Questo forse, la compassione, il simpatico, il sentire le cose insieme agli altri. E poi dentro la stessa natura abbiamo. Io amo gli altri. Mi piacciono i miei alberati, i sentieri di campana, che sono gli altri che fanno riflettere. Poi gli altri, cioè, loro stanno sempre lì. Crescono, ci guardano passare, noi li guardiamo, possiamo poterlo dire e condividere anche questo sentimento con voi rispetto a quello che ho detto. Per cui la risposta non è la verità, è X, non esiste, si sospende. La verità è sentita, non si sospende. Cercate di capire e questo avvicina, mette nella stessa trincea, nello stesso cuore, colui che non crede. Forse non è impossibile distinguere un giorno. Pensiamoci un momento. Quante volte non ci vediamo di fronte queste guerre terribili in Ucraina e in Russia? Se li mettiamo vicini, sono uguali. Sono uguali. Non distinguono, non partono uguali, quello che sono, eccetera. Nord non mi trovi in Bulgaria, non potrei che sono di essere aperta. E mi viene una grande lezione così. Un giorno mi dice, stavo parlando, mangiando, avevo quattro palline e quattro piedi. Io ci sto di capire cosa stesse accadendo. Lui era molto religioso, la chiesa cosa. Un altro che era, perché sono molti musulmani, lo sai, che i musulmani hanno fino a pieno di arrivati, con i suoi mani in bagnino. Mi dice, sta accadendo questo, chiudete gli occhi. Non gli apriamo gli occhi, li riapriamo un po', c'era solo un panino sotto la terra. Prima stavamo bene, avevamo fame, stavamo per mangiarci, adesso mi chiedo su quello che è questa pietra. Lui comincia a dire, è mia, perché io sono sempre. E tu sei croato. Lui dice, no, è mia, perché tu, io sono croato, siamo croati. No, è mia perché io sono cristiano, no, a me non sono musulmano. Capite? C'è un certo punto, quanto panino diventano un panino, quanto vedo una pietra, le quattro persone affamate cominciano a non riconoscersi, mentre prima stavamo bene, non serve un grado di distinguere da un punto di vista. Aveva ragione a essere, c'è solo una razza e quello umano. Però di fronte, che cos'era quella allegoria, quella metà? Era la crisi economica, era la fame, era la miseria, era la volontà di sopraffare l'altro perché la sopravvivenza e quindi le guerre avvengono sempre con un grande economico, carattere commerciale. Vedete come crollano le borse, come crollano l'economia, perché quello, perché guardate nei paesi, perché cosa ci stanno in comune questi paesi che sono economici? Gas, petrolio, la ricchezza. E allora probabilmente il problema consiste
sia una cattiva distribuzione della ricchezza all'interno della nostra società, all'interno del mondo. Il paese più ricco del mondo, sapete qual è? La Nigeria. La Nigeria ha petrolio, gas, diamanti, oro, è il paese anche più povero, perché non gli rimane niente in Nigeria. E poi scatta la guerra. Allora gli altri, e sopra gli altri ci sono le stelle. Molto bella quella frase, quando tu direi che canta, la legge muore lì in me, il cielo stellato. C'è tutto un universo dell'umanità in cui tutti possono riconoscere, al di là delle religioni, al di là delle diversità, delle razze, dei pensieri, dei sentimenti. Quanti anni ci vanno a passare? Noi passiamo con loro, anime lente, foglie che insegnano lente e morire, a vederli nella velocità, da farci un posto finto con un dolore. Vengono, non si avvicinano di lei, nel numero rosso, ma Dio è già sottile, che fede. Le donne al trascorso intorno alle terre a quelle di campanile. Levano tanti di luce e di sette, e tanti di parte intorno alla luna. Nel silenzio, ogni stella di fiamma dice: lasciate che i passi vengano in balcone, lasciate i balconi aperti alla tenerezza, lasciate che i bambini guardino le stelle. A loro appartiene il vuoto e la bellezza. E io credo che appartenga a tutti noi, che questa sera siamo qui, mi avete ascoltato con tanta pazienza. E io vi chiedo scusa se non sono stato pedinante nelle mie, ma non stavo storto. So come sono storto, sono rapinato da me, in qualche modo ci sono fatto lei. Vi ringrazio molto. Organizzati. Sì, no, 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 no.
personaggio, un pensiero, diciamo così, che non pretende la solidezza, ma si incrocia con altri pensieri deboli. Tutte quelle debolezze fanno una grande forza. C'è un bel racconto di Leonio, uno scrittore svizzero per bambini. C'è un pesce grande, enorme, che fa il comodo suo in mezzo al mare e mangia più altri pesci. Tutti gli altri pesci uniti cosa fanno? Si mettono insieme vicini e diventano un pesce enorme. Sono tanti, ma è un unico pesce, sono tanti pesci. Il pesce enorme, grande, viene quello che è molto più grande di lui, fugge e scappa. Ecco, io credo che questo sia l'insegnamento che può portare in questo mondo che è omologato, ma volutamente omologato così. A volte nei libri per ragazzi sono tante grandissime verità. Il piccolo giallo e il piccolo blu sono due colori che a un certo punto sono così amici, che si abbracciano e diventano verdi, il giallo e il blu. E i loro figli non riconoscono più che il loro figlio era giallo e l'altro era blu, e allora e alla fine invece diventano un'altra cosa ancora. Giallo e blu diventano verdi. Cioè quello abbraccio ha consentito di riconoscersi, quindi io credo che questo debba essere in qualche modo la strada da seguire. Quello porto è molto importante, è necessario che sia anche questo. E quindi il pensare l'altro vuol dire anche pensare se stesso in modo diverso. Quindi è una dialettica non dell'io contro il tu che porta a una lotta, a un conflitto, ma dell'io che comprende il tu, dell'io il tu, quell'etto, forse può dire lì. Ognuno ha la sua strada, non vi preoccupate, non vi sto stando. Ma te, come dice, vado di quanto al cuore, cioè moltissimo libro. Va bene. Altre domande? Buonasera professore. Gracias.
immagini di Gesù all'invisore che lo sta perseguendo, lo sta per mandare a morte, addirittura sul rogo, invece si rivolge proprio, passava quel gesto, quella parola della, che poi amore, ancora, che non è appartiene all'umanità, così intesa in senso come figlia, soprattutto, come amicizia verso l'altro, eccetera. Mi hai fatto venire in mente una cosa, quando c'era più un ragazzo, una vostra età, a volte la sera ci stava insieme, c'era una specie di gioco, mi dico ogni tanto, no? C'era qualcuno che partiva con la domanda, ma tu in che epoca avresti voluto vivere, se potessi scegliere? E mi ricordo che c'era su queste cose, si discuteva, ci si ridivertiva pure. Non mi sono mai spiegato perché, quindi c'era la questione francese, no? Dei mille di Garibaldi, oppure durante la guerra, oppure l'impero romano, volevo assistere al tesoro di Giulio Cesare, cioè io invece ero convintissimo, ed ero quello che non frequentava tanto, diciamo così, la chiesa, io avrei voluto vivere il tempo di Gesù, cioè sai come uno e seguirlo passo passo, non come un apostolo per carità, un giovane di quel tempo. E io ti voglio vedere questi, quando fanno i soldi dell'altro, quando ti voglio vedere, io tutti, ma no, ma a me quello piace, quello è, perché secondo me è il momento in cui l'umanità compie un salto enorme, ma questo vale anche per, non so, per l'esperienza di Buddha, per l'esperienza delle religioni orientali, per coloro che credono nella natura, per gli shintoisti, per, vedi, ognuno ha il bisogno di cielo, il Valhalla dei divini, oppure i passi celesti degli indiani d'America, ci sono molte cose simili che ci uniscono. E ci sono sulla Terra molte più cose di quanto ne possa pensare la fantasia, basta guardarsi intorno. Allora a me sarebbe piaciuto vivere quel tempo, non la Guerra Francese, poi sarebbe stato interessante, l'assalto alla Bastiglia, le bombe assieme, l'impresa dei libri, oppure le conquiste romane. Invece perché io ho sempre detto, anche a scuola usavo spesso queste teste latine così via, per spiegare metaforicamente certe cose che sono universali solamente. Però poi ho fatto lo sforzo lo stesso, immaginate la conclusione dei paletici, cioè e quindi 5.000 pesci, e dice, ma come ha fatto? Mi viene stato male, oppure là, alza di cammina, là, oppure di alle nozze di casa. Poi fate le feste, intanto scorto solo l'acqua ci rimane, entrate in crisi, ne sono sicuro. Ma poi casomai oggi non sareste in grado di non vino la birra, però almeno una Heineken, insomma, no? Però ecco, vedere queste cose, immaginarsene, per capire. A volte c'è stato un film di un regista che si chiama Testa Campagna, in cui l'attore era un bravo attore, però poi si è riuscito a conoscere come un pesante. Poi facendo il domaggio così via. Ma allora era giovane, lui faceva, era il ladrone. Ricordi il ladro, sono due ladroni, no? C'è quella canzone di Andrea bellissima in cui Tito parla e dice alla fine alla madre, ma in questo ho scoperto l'amore. Ecco, torna sta parola questa sera sempre, no? E quest'uomo attraverso il suo dolore ha scoperto l'amore, no? E lui è un ladrone, tutte le sue colpe, no? L'ho fatto la stessa canzone di Andrea. Prende i comandamenti e li traduce in musica da questo punto di vista. Ecco, allora, questo film c'era questo giovane che era un ladro, un mostaiolo soprattutto, che un giorno viene colpito e lui immagina Gesù che faceva tutto questi seguaci che aveva, questi, il discorso della montagna, sono delle cose immense, è l'umanità che deve fermarsi, ascoltare tutti, credenti, non credenti. Allora questo giovane voleva, perché era convinto che Gesù era un grande prestigiato, questo c'è qualche trucco, e là ci stava l'acqua per la vita, questo è un curioso, questo. Allora come era un borsaiolo, era un truffatore, cioè, questo è il mio maestro, intendeva il maestro in questo senso, mi insegnare tante delle cose per cui diventerò ricco, no, per quello l'acqua della vita, alzi e cammina, e i discorsi che faceva, eccetera, le sue tragedie di dopo, e invece del fatto. Poi si ritrova tutte sul corpo, e Tito, uno dei ladroni,
c'è una cosa. Ah, senso, sì, sì, ma guarda, questa è una cosa. Ma sai che forse ci sono molte storie intorno a queste. Quelle storie degli andanti poveri che bussa le porte. E alla fine era Gesù che e nessuno lo accoglieva, nessuno lo accompagnava e così via. Solo il più povero lo fa entrare in queste. Sì, sono tante perché è una figura universale che è solo temporale. Del tempo e dello spazio, secondo me. E di conseguenza per questo è misterioso. E quindi io non mi stupivo, spesso che dottor Giulio, avrei voluto vivere in quel tempo perché per il senso di questo mistero che poi probabilmente l'uomo è anche misterioso. Noi siamo veri testimoni quanto noi stessi, amici. E quindi non lo so di oggi ci vorrebbe, ma veramente a volte io penso che c'è il discorso che facevo un dottor Paolo. Però mi posso lasciare un attimo, io questo se devo fare un'altra volta, faccio subito, devo andare a liberarmi un po', no? Oddio, ho perso tutto l'altro. Spegni, spegni. Ma che non spegni. È bello anche vedere che si fa tardi, ma i dialoghi notturni sono notturni. Eccellenza, quando mi disse la prima volta, ma che ora la facciamo? Ma 9:30, 10, lo vediamo un giorno di notte. Però i dialoghi notturni si fanno di notte. Infatti molti dicono, perché lo fai la notte, non si fa la notte? Pensi che la mattina dialoghi mattutini o pomeridiani, la notte, perché mi ha incuriosito la parte finale di adesso proprio il professore che ha detto che piacerebbe a lui rivivere il tempo di Gesù, il giovane Marco, no? Che seguiva Gesù fino all'orto del Getsemani, che poi scappò via perché gli presero la veste masenuto, quindi scappò via. Oppure Nicodemo, questi discorsi notturni ci portano a diventare, a incuriosirci di Cristo. Conosci da vedere se veramente un maestro, un signore, un Dio, è un mago, no? Come l'ha detto il maestro, il professore Pocanzi. E Nicodemo andava da lui, nonostante che aveva studiato, era intelligente, come gli dicono al Sinedrio, studia, e poi venisce a parlare di questo. E lui aveva studiato, e c'era questo personaggio che veniva da Betlemme, questo Messia che veniva, ma non era quello che pensavano loro. Però lui voleva scoprire, l'ha scoperto di notte,
è il dialogo notturno di Nicodemo, no? Gesù che gli spiega se non rinasci dall'alto, tu puoi entrare nel regno dei cieli, cioè rinascere tramite Cristo, rinascere nel battesimo, no? Con l'acqua tu rientri in un ciclo nuovo e conforme a Cristo entri a far parte della vita di Lui, divinizzati anche noi, siamo come Dio, già con il battesimo, con la comunione, tutto quello che prendiamo. Però quello che mi piace è vedere in Lui, che è un uomo che mi ha colpito adesso alla fine, mi piacerebbe vivere il tempo di Gesù, cioè essere curioso, vedere la moltiplicazione dei pani di pesci, risuscitare Lazzaro, l'acqua veleggiare, l'acqua trasformata in vino. Ecco, la curiosità, non basta la vita per conoscere Cristo, si può anche morire senza conoscere, oppure dire che lo conosco. Sì, io conosco Cristo con le mie devozioni, ne parlavamo poc'anzi, oggi nel Vangelo pomeriggio della messa, parlavamo di questo. Cioè, lui viene a chiedersi non quei sacrifici che noi molte volte non siamo capaci neanche di portare, sono proprio, scritto i farisei, i maestri della legge, voi imponete pesi sulle spalle degli altri e neanche siete capaci a portarne il peso. Ecco, Cristo ci viene a dire soltanto quello che diceva il discorso della montagna, lui è entusiasta, no, a leggere la... È curioso vedere il maestro che, no? Il professore, nonostante quello che dice, però legge il Vangelo, va a scrutare le scritture, no? Da buon curioso. E questo è arricchente perché ci fa capire anche a noi che Cristo ci viene a chiedere che cosa? Dare una mano agli altri, rialzare il popolo, aiutare chi è bisognoso, chi è affaticato, chi è oppresso, i carcerati, visitare i carcerati. Questo ci dice la misericordia, misericordia parte dal cuore. Se non c'è il cuore, non mettiamo la passione, il cuore delle cose, non possiamo chiamarci cristiani. Tante volte siamo cristiani di facciata, no? Allora bisogna essere a me, cristiani coerenti, veri, con quello che noi professiamo e crediamo, se crediamo. Quindi allora quello che il professore ha toccato stasera sono tanti, eh? Se andiamo a rivedere un attimo la registrazione domani di questo intervento, di questo dialogo notturno, e tireremo fuori molti spunti, perché ci aiuta a toccare con mano tutte quelle cose che forse noi diamo per scontato, o anche noi cristiani crediamo di sapere, non sappiamo. E quindi ci scruta anche con i personaggi, con gli esi, con tutti i filosofi che lui ci ha, gli scritti che lui ha citato, le sue poesie, perché no? Come dice lui, stupide poesie, però molto profonde, e ci aiutano a scoprire intorno a noi che c'è la presenza di quest'uomo che gira, no? Che Cristo ha detto anche lui, ci sta, gira, e in mezzo a noi passa e ci tocca il cuore, risana. Quello che colpiva, e giustamente possiamo fare adesso subito il paragone con la guerra che stiamo vivendo, e noi oggi pomeriggio abbiamo celebrato la via l'edizione della Via Crucis, ne parlavo proprio ieri con il Vescovo, ho toccato le guerre dimenticate, non parliamo soltanto di questa di adesso, dell'Ucraina, quante guerre dimenticate, ho messo nella Via Crucis di oggi pomeriggio tutte le guerre che il mondo sta vivendo, non sono ancora spente, non sono nominate neanche più ricordate. E quindi ci fa capire che la miseria umana, questo mondo che Dio ha fatto bene, ha creato, che è una cosa molto buona, molto bella, e l'uomo l'ha distrutta in me. Quindi ci vuole il tempo che ci insegniamo al professore a riequilibrare un po'. Scusate, ma... un po' tutto. Non va proprio. Vabbè, allora chiudiamo. Sì. No, no, la domanda. L'ultima domanda. Lo lascio per sorpresa. Già i tempi sono sorpresi, la domanda. Ecco, la scritta 50 anni fa, forse oggi è ancora più attuale che mai.
di prendere sempre più confidenza con le parole, perché il mondo è il nostro linguaggio, il linguaggio che noi abbiamo è il nostro mondo. Cioè, voglio dire, se noi conosciamo 100 parole abbiamo una certa visione del mondo, se ne conosciamo 1000 un'altra parola, se ne conosciamo 10.000 abbiamo una visione larga, 100.000 ancora più grande. Questo cosa vuol dire? Che più parole conosciamo, il nostro mondo coincide con il nostro linguaggio, e il linguaggio è la prima forma di comprensione, di descrizione della realtà. Guardate che leggere una pagina porta tantissimi vantaggi. Innanzitutto conoscete parole nuove che non avete mai incontrato, incontrate storie e personaggi nuovi, imparate una pagina di 2 a 5 righe, 10 righe, imparate la capacità di sintesi. Cioè, per questo serve leggere. La lettura dovrebbe essere una materia scolastica, come c'è una volta la calligrafia quando la scuola elementare, no? Si imparare a scrivere sui colori, sui giochi e così via. Ora, questo che vi dicevo è detto da un filosofo molto importante, trattato teologico tra soldi dei libri, Ludwig Wittgenstein, nel Novecento. Dice: il mio mondo è il mio linguaggio, e questo voleva dire. E poi erano tante note. L'ultimo diceva: ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Che è un richiamo al senso di umiltà, al fatto che non possiamo parlare tanto per parlare. Allora, quel principio che tu dicevi prima, di responsabilità, è un principio fondamentale, perché coincide in qualche modo con la parola entusiasmo, cioè col voler vedere, desiderare di vedere le stelle, coincide in qualche modo con la volontà di partecipare, insieme agli altri processi di cambiamento, per essere, però per cambiare bisogna comprendere il mondo. La famosa frase di Marx, quando dice l'undecima tesi, i filosofi hanno soltanto interpretato il mondo, ma si tratta di trasformarlo. Riflettere sulle tesi c'è tutto il pensiero del tema, di cui abbiamo bisogno. E io direi, a fianco a quello che tu chiami di responsabilità, cioè di farsi carico e di essere con gli altri, io ti indicherei un altro principio importante, che è il principio che ci lascia Ernst Bloch, si chiama principio speranza. Ora non vorrei deludere un po', però diceva Ernst Bloch nei capitoli di questo, sono tre trasformazioni, il principio speranza è il principio che può cambiare, cioè la speranza insieme alla responsabilità sono due elementi fondamentali. E lui, forse anche di parte, diceva: perché i veri non sono i giovani, i rivoluzionari, sono i vecchi, perché i vecchi non hanno nulla da perdere. A me piace questo pezzo, quindi che andavo a leggere, e dice: i giovani gli accettano più pure perché il vecchio invece non hanno nulla da perdere, quindi è capace di tutto. Lui aveva questa provocazione, la vecchia recuperava il valore della vecchiaia, e diceva: c'era un vecchio signore nel mio quartiere che prendiamo sempre in giro, e lui ci diceva: la vecchiaia è bella, però dura poco. E quindi questa è la responsabilità e speranza sono due elementi fondamentali. Io il consiglio che direi di leggere, cioè la lettura è una forma di salvezza, di approdo. Noi siamo tante isole, nessun uomo è un'isola, diceva Gesù. E ho accetto questo, siamo noi un'isola, il mare ci divide, ma il mare anche unisce, la stessa acqua divide. In effetti è l'acqua che più unisce, noi siamo un arcipelago, l'umanità è un arcipelago. E da questo punto di vista, come facciamo a distinguere un'isola da un'altra? Sono tutte fatte dallo stesso arcipelago, per questo dicevo, è possibile, si può essere un credente. È possibile dirsi anche cristiano allo stesso tempo, e quindi si incrociano due soggetti, due soggettività che hanno in effetti soltanto un velo che si può squarciare per il momento, facilmente. Squarciando quel velo si scopre quello che è la verità. Novalis dice per la Lea di Sainz che un giovane squarcia il velo della che del velo del mistero, della dea di Sais, la dea egizia. Quando squarcia il velo, cosa vede? Vede se stesso, vede il suo volto, e
era quello che si è dato lui stesso. Il grande Paolo si dice un certo punto che l'uomo voleva insegnare tutte le cose che c'erano nel mondo, una grande mappa, come ci mette i fiumi, il mare, le montagne, le case, le strade, i laghi, gli alberi, tutto il mondo, i cavalli, tutto il mondo. Quando finisce la mappa, alla fine della sua vita, tutta la vita è piena. Non ha altro pensiero sconto. C'è tutto il mondo, non c'è quelli che la mente sconto, quelli che erano laghi, che era un fiume, le rughe erano dei cavalli, questi disegnano suo volto, quindi questo è l'unica cosa, è questa, è di impadronirsi le parole e cercare di renderle utili nei processi di trasformazione che c'è qui, a cui siamo chiamati. Come si fa? La lettura per me è un approdo rapido, poi ho bisogno di questo. Quando le anime coincidono, vuol dire che siamo sulla buona.